Celeste, facciamo una foto. Grazie. Oh, ma quella è Celeste Lorano. Guardi, a sinistra dopo la cucina trova un vicolo dove può stare più tranquilla. Ma j'espère bien. J'espère bien, mortaccio. Più sto bella e più sto stronzi. Capito? Aiuto! Che cazzo? Che succede? Grazie. Sta cercando qualcosa in particolare? La vede questa scarpa? Sto cercando l'altra. Ma che fai, Rex? Rex, ma cuccio! Vettore! Faccia qualcosa, Terzani! Non sia calmo, non mica se la mangia. E i cani lo fanno. Lei dopo tutti questi anni ancora non ha capito che Rex non è un cane come gli altri. Quattro zampe, una coda, è un cane. Scommettiamo che trova l'altra scarpa. Scommessa persa, Terzani. Dice. Perché mai l'altra scarpa dovrebbe essere laggiù? Come la mettiamo? Manca il tacco. Evidentemente la colluttazione è venuta lì, fuori dal vicolo. La ragazza si è difesa con la scarpa, rompendo il tacco, ed è fuggita nel vicolo con una scarpa sola, questa. L'assassino l'ha raggiunta e l'ha uccisa. Vettori, si calmi. Sì, adesso però mi lasci lavorare, perché magari scopro qualcosa di interessante. Di Giacomo, cerchiamo di capire dove il cane ha trovato questa scarpa. Niente. Purtroppo no. Signore, mi scusi, sì. È lei il responsabile della police? Sì, ispettore Monterosso della Polizia di Stato, mi dica, signora. Quanto tempo deve stare Celeste ancora qui? Lei chi è, scusi? Monique Lucine, sono la manager di Celeste, mi occupo io di lei. Prego, resti a nostra disposizione per adesso. Arrivederci. Grazie. Allora, quanto tempo deve stare qui ancora Celeste? Signora, non lo so, forse tutta la notte, tutto il tempo necessario.
tutta la notte. Ma non è possibile. Dopo questa brutta esperienza, Celeste poverina ha bisogno di riposare, di riprendersi. Lo capisci, sì? Sì, signora, io questo lo capisco, ma non posso fare altrimenti. Dovete avere pazienza. Forse non mi sono spiegata. Domattina presto, Celeste ha un servizio fotografico molto importante. Deve assolutamente riposare. Signora, lo dovete spostare il servizio fotografico. Impossibile. Domani, subito dopo pranzo, dobbiamo partire per Tokyo. Signora, lì fuori c'è una ragazza morta per terra. È stato commesso un omicidio. Lei non pensa che tutto questo sia più grave, più importante del servizio fotografico e del volo per Tokyo? Ho visto tante terzane, ma una cosa così ti fa venire il dubbio che gli uomini siano bestie. O peggio, ha ragione. Come l'hanno ucciso? L'assassino l'ha colpita al volto e al collo almeno una trentina di volte. Forse il colpo mortale è quello che le ha perforato la trachea. L'arma del delitto? Ancora non lo so, perché bisogna aspettare l'autopsia. Per ora posso dirle che le ferite sono piccole, irregolari e poco profonde, alcune addirittura diverse tra loro, come se fossero state fatte da punte differenti. Punte differenti? Sì. Che razza di arma potrebbe essere? Forse non è un'arma. Forse l'assassino ha agito in preda a un raptus e ha usato quello che aveva sotto mano. Brava. Grazie. Senti. Massimo, sei tu? Massimo! Oddio, cos'è successo? Cos'è tutto questo sangue? Massimo, sei ferito? Di chi è questo sangue? Massimo, rispondi. Di chi è questo sangue? Oh, rispondi. Rispondi. Massimo, rispondi! Rispondi! Non volevo. Mi dispiace, ma non volevo. Eccoli qua, dottore, attenzione alla testa. Di qua, ancora qui a destra. Allora, la ragazza di là del bagno sta rinfrescando. Io ho capito che si rinfrescano fa. Che si rinfrescano queste ragazze? E poi, dottore, è un gran pezzo. Alberto. No, è un gran pezzo di tempo che io non vedo una così bella. È bellissima. Io una così bella non l'ho vista mai, mai, mai. Monterosso, ti vorrei ricordare che sei un pubblico ufficiale in servizio. Quindi abbatti gli ormoni. Vabbè, dottore, facevo così per dire. Più avanti. Signorina? Ecco, è pronta? E qui c'è il dottore che deve portarla in commissariato. Eccomi. Prego. Basta. Terzani? Ho ucciso la ragazza. Non lo so cosa mi ha preso. Non ero in mente. Mi dispiace tanto. Stai fatto come al solito. Pazzo, che non sei altro. Che cazzo hai combinato? Ti sei rovinato la vita, hai capito? Ti sei rovinato la vita! Mamma, non ci voglio andare in prigione. Ti prego, non ci voglio andare in prigione. Mamma, ti prego, aiutami. Aiutami. Basta, adesso basta. Adesso basta. T'hai visto qualcuno? Dai, organizzate! Sempre in questo modo. Non proprio, ma insomma.
avessi un cane come il tuo, sarebbe tutto più facile. Hai ragione, è un cane speciale. Si chiama Rex. Ciao, Rex. Vuoi diventare il mio angelo custode? Massimo. Dai, su. Prendi questa. Ti farò dormire. Buonanotte. Papà? Eh? Cosa pensi di fare? Tu non hai ancora capito come funziona il mondo. Vabbè, dai, te lo spiego io. Dai tempi delle caverne fino ad oggi, solo gli oggetti sono cambiati. Gli uomini sono rimasti sempre gli stessi. Qua sotto. Qui dentro. Siamo ancora bestie. E fra le bestie sono i lupi, quelli che comandano. Tu in prigione non ci andrai. Insomma, questo ragazzo lei non l'aveva mai visto prima. No, mai. È strano, no? In fondo il vostro è un ambiente piuttosto ristretto. No, io vivo a Parigi e sono qui soltanto per un servizio fotografico. Vieni nella mia stanza, un cavolo di virus, te lo tolgo in un secondo. Buongiorno. No, ma scusi. Sono Elena Sarti, il magistrato incaricato dell'inchiesta sul delitto di questa notte. Salve. Salve, si accomodi. Grazie. Capisco che non tutti gli agenti debbano indossare la divisa, ma certo c'è un limite a tutto. Ah, visto Laura Malfortis. Guardi, le assicuro, è un'ottima poliziotta. Sicuramente. Però certo la decenza... Vabbè. Forza, allora mi aggiorni, voglio sapere tutto. Sì. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Venga, che il dottor Moretti la sta aspettando. Sì. Dunque, la vittima si chiama Anna Santini. Posso? Certo. 18 anni, una famiglia modesta. Nulla di particolare sul suo conto. Indagate nel suo giro di amicizie. Sì, ci abbiamo già pensato, naturalmente. Ah, e ai giornalisti là fuori ci avete pensato? Perché tutto sto rumore, questa situazione a me non piace molto. No, guardi, nemmeno a me. Non saprei che cosa fare. Hanno tutto il diritto di essere lì, è il loro lavoro. Certo, bel lavoro. Vabbè, vabbè, vabbè. Ah, e questa famosa modella si può vedere? È buono? Ha risposto lui. Terribile, però almeno è caldo. Vuoi? Ma tu sei tutto. Ma come fai? Signorina Laurent, potrebbe seguirmi, per favore? Certo. Venga anche lei, Terzani. Agli ordini. Vai, Rex. Giovanni. Giovanni. Non mi fai altre domande e fidati. Con le indagini stiamo a posto. Certo, quello che preoccupa è la testimone. Cosa possiamo fare?
Non c'è nessun altro modo? Non sicuro al 100%. Stiamo analizzando tutte le riprese fatte dalle telecamere di sicurezza della discoteca e dopodiché le mostreremo le immagini delle persone compatibili con la descrizione che ci ha fatto dell'assassino. Quindi dobbiamo chiederle di fermarsi a Roma finché la ricerca non sarà ultimata, va bene? Quanto tempo? Non so, 2 o 3 giorni al massimo. 3 giorni? No, non è possibile. Monique. Celeste ha dei contratti da rispettare. Domani dovremo essere a Tokyo e subito dopo a Los Angeles. Rimanere bloccati a Roma per noi è un danno, sia economico che professionale. Non importa, chiami e disdici tutto. Allora, cosa devo fare? Il vicequestore Terzani si occuperà della sua sicurezza. Lei nel frattempo può tornare in albergo, la chiameremo noi quando il dossier sarà pronto. No, in albergo non ci torno. Ma perché? Non ho capito, che problema c'è? Quell'uomo, l'assassino, ha visto bene il mio viso. E lui sa chi sono io. E quindi sa anche in che albergo sto. È stato scritto su tutti i giornali. E voleva uccidermi, ne sono sicura. Dovevate vederlo, faceva paura. Non la voglio incontrare mai più. Beh, se è per farla stare più tranquilla, noi possiamo trovare un altro albergo, non c'è problema. No, cambia poco. In Italia è sempre così. Ogni volta che prendo un albergo c'è qualcuno che chiama i paparazzi in cambio di soldi. No, io stavo pensando che... Terzani? La signorina... Non si faccia venire strane idee. Ma che strane idee? Oh, scusate, quali strane idee? Non capisco. No, io stavo pensando che la signorina Laurent potrebbe venire a dormire a casa mia. Là nessun giornalista verrebbe a cercarla. Ecco, questo ci mancava. Un poliziotto playboy. Non se ne parla nemmeno. Invece sì. Lui è perfetto. E anche Rex. Eccolo, Jesse! Signori, per favore, io sto smontando, il mio turno è finito. Fra 30 minuti uscirà Celeste e vi lascerà una dichiarazione. Va bene? Buon lavoro, ragazzi! Via libera, siamo soli. Meno male, grazie. E tu, Rex, permetti un bacino? Senti, Luisi, me la spieghi una cosa? In questi locali, tra entrata e consumazione, ci vogliono 300-400 euro. Chi verirà i soldi? Scusami se te lo chiedo, ma no. Lo faccio per Anna. Puntavamo quelli con le belle macchine, gli facevamo credere che... Insomma, hai capito? Quelli ci pagavano l'ingresso, da bere, pipì, popò, e poi invece... Niente. A meno che, insomma, ti capitava uno pure bello. Forse Anna, invece... ha trovato quello sbagliato. Luisa, questi uomini li vedevate anche qualche altra volta? Gli lasciavate il numero del cellulare, magari? No, dottoressa, ma non può entrare. Perché? Questa è la mia indagine, no? Carlo, ti presento la dottoressa Sarti, è lei che si occupa delle indagini. Beh. Ma che modi sono? Ma che si entra così durante un interrogatorio mentre lavoro con un testimone? È roba dell'altro mondo, ma che cazzo? Ecco. Dottoressa, le presento Carlo Papini. È qui come consulente della polizia giudiziaria con il permesso di tornatore. Consulente? È che la consulenza esterna non mi è mai tanto piaciuta. Non mi fa tanto piacere. Bene, andiamo d'accordo allora. È che ci sono tante persone qualificate e che non vedo proprio il motivo di pagare un civile, ecco. Signor Papini, cortesemente, si può accomodare fuori che continuerò io l'interrogatorio, grazie. Dottor Papini. Dici niente? No. Tu guarda questa. Io sto al bar. Bene. Può chiudere la porta, per favore? Sì, certo. Luisa? Vero? Sì. Bene. Stanno arrivando.
È così tu abiti qua? Sì, abito là. Ti piace? Sì, è un po' fuori dal mondo. Esattamente. Fuori dal mondo è un posto che amo. Mi sa che andiamo d'accordo noi tre. Senti, hai fame? Sì, ma non pensare che sono la tipica donna italiana che cucina. Guarda, io sono il tipico uomo italiano invece che ho già preparato un po' di ribollita e in congelatore ho delle triglie che te le posso fare alla livornese con pomodorino, prezzemolo, un po' di peperoncino. Va bene. Non so cosa siano, ma spero che bastino perché sono una che mangia. C'è qualcuno in casa, vero Alex? Allontaniamoci. Alex, portala in salvo! Ma non lo so. Occhi, erano a casa mia, ci stavano aspettando. Ma come facevano a sapere che eravate lì? Scopritelo voi. Uno l'ha ammazzato, è finito nel Tevere. Pescatelo e scopriamo chi è. Ma noi Terzani arriviamo subito. Siamo già scappati via. Arriva. Tranquilla, siamo al sicuro adesso. Celeste, uno tra gli uomini che hai visto poteva essere l'assassino. No. Sicura? Sì. Era completamente diverso e l'assassino era molto più giovane. Poi, Dio, come sapevano di casa tua? Non lo so. Che facciamo adesso? Scompariamo per un po'. E già che ci siamo, butto via anche questo. Almeno non ci rintracciano. Provi a richiamarlo. Staccato. Ma lei si rende conto? Qualcuno qui dentro ha fatto la spia? Sì, purtroppo. Stia sicura che io avvierò un'indagine su questo commissariato. Un po' a malincuore, ma lo devo fare. Faccio come crede. Domenico Di Marzio, affiliato alla famiglia calabrese dei Santovito. Un killer dell''ndrangheta. Ma che c'entra con questa storia? A che punto siamo? Abbiamo identificato l'uomo che ha sparato a casa di Terzani. Sì, ma non mi interessa adesso, i morti sono morti. Sono i vivi che rompono le palle. Io voglio sapere a che punto siamo con le riprese delle telecamere di sicurezza della discoteca, per favore. Sì, subito. Allora, abbiamo gli ingrandimenti degli uomini che erano presenti la sera dell'omicidio compatibili con la descrizione di Celeste Loran. Però non sono tutti, abbiamo ancora un sacco di video da visionare. Torna indietro. Mi fate avere le foto stampate, per favore? Certo. Grazie.
Sì, che parla? È vero che hanno sparato a Celeste? Come sta? È ferita? Signora Lesigna? Sì, sono io. Mi dica come sta Celeste, la prego. Non si preoccupi, sta bene, non le è successo nulla. Grazie al cielo. Sì, avanti. E dov'è adesso? Voglio vederla assolutamente. Guardi, mi dispiace, non posso dirglielo. Come non può? Sta scherzando? No, non sto scherzando, è un'informazione riservata. Ma riservata a chi? Io sono la sua manager, la sua amica. Devo stare con lei. Senta, e le ripeto, non posso dirglielo, mi dispiace. E io le ripeto che me lo deve dire. Lo farò appena possibile, va bene? Arrivederci, signora. Connas. Permesso. Che ci fai tu qui? Hanno una foto di Massimo Brevigliari fuori dalla discoteca. Sbrigati a scoprire dove sta questa Celeste Lora. No, io di più non posso fare, sono andata già troppo oltre. Sono un magistrato, non magistrato, mi posso mettere. Magistrato, ma fammi piacere, ma chi te credi di essere? A Boccasini. Mamma mia, mi fai venire un mal di testa. Perché te devo ripetere tutte le volte quello che già sai? C'è un limite, però. Il tuo limite? Sì, sta chiuso in una cartellina il tuo limite. Cartellina chiusa in una cassetta di sicurezza, che solo io ho le chiavi. Che lasciamola dove sta sta cartellina, guarda. Per favore, per il bene di tutti, lasciamola dove sta. Ti conviene anche a te, eh? Tu c'hai tutto da guadagnare in questa storia, lo sai? Ti conviene? Guarda. Sta tranquilla, su, va. Va. Fammi sapere, va. Pronto? Giovanni, guarda che la polizia c'ha una foto di tuo figlio, eh. Se hanno le foto di Massimo, siamo finiti. Giovanni, non ti preoccupare, no? Tu fai il lavoro tuo, io faccio il mio. Tanto poi i conti li famo alla fine. Ciao. Ma? Che ti ha detto? Perché ancora l'hanno ammazzata questa? Aio, ma che ti ha fatto? Che mi hai fatto? Che mi hai fatto? Adesso siamo nelle mani di quel delinquente! Questo mi hai fatto! Ma vaffanculo, va! Sto vecchio di merda! Voglio nascondere la macchina sul retro. Salve. Il cane può entrare? Certamente, signore. Noi qui siamo amici degli animali. Una matrimoniale? Sì. Documenti, per favore. Ecco, li ho dimenticati in macchina. Se è possibile gliele porto dopo. Tranquillo. Grazie. Le do la numero 49. Prego. Andiamo. Io aspetto fuori. No, resta. Non sono mica una bambina. L'età del pudore l'ho passata da un pezzo. E poi
Non mi va di rimanere sola qui. Ti lascio Lex. Io faccio la chiamata, 2 minuti e torno. Già che ci sono, do anche un'occhiata in giro. Però tranquilla, nessuno sa che siamo qua. Ma chi telefona? Alla fidanzata? E dai, dimmelo! Ce l'ha o no una fidanzata? Ho raggiunto Marco Terzani, mi passi la dottoressa Fiore. Pronto? Dottoressa, sono io. Terzani, che fine ha fatto? L'abbiamo cercata. Che fine ho fatto io? No, mi dica lei, come facevano a sapere che eravamo diretti a casa mia? Non lo so. Però abbiamo scoperto chi è che gli ha sparato. E dai precedenti risulta che lavorava per una famiglia mafiosa calabrese. Cristo santo. E che c'entra questo con la ragazza morta? Non lo so. Terzani, ma dov'è? Dottoressa, io le dico dove siamo. Ma mi raccomando, meno persone sanno e meglio è. Ma naturalmente. Ok. Siamo in un hotel fuori Roma. Passiamo la notte qua. Le mandi qualcuno domattina, va bene? Sì, certo, mi dia l'indirizzo. Rex. Che succede? C'è qualcosa che non va. Cosa non va? Shh. Andiamo. Dove andiamo? Lontano da qua. Tutti quegli uomini, dici che li paga lui, l'assassino? Un ragazzo di 20 anni che paga dei killer? No, non credo. E poi sapevano ogni nostro movimento. Cosa possiamo fare? Contare solo su chi mi fida al 100%. Che succede? Anche stavolta sapevamo dove stavamo. Sono arrivati stanotte. Cristo, ma state bene? Sì, per fortuna sì. Senti, pensaci bene. Chi sapeva esattamente dove eravamo nascosti? Carlo,
Allora? Ha chiamato Marco. Quando? Poco fa. E che ha detto? Ha detto che non si fida più di nessuno. Questa cosa deve rimanere tra noi due e la dottoressa, naturalmente. Caffè? Grazie. Marco ha bisogno di lei, vorrebbe incontrarla. Va bene, ma dove? Queste sono le indicazioni. L'appuntamento è tra 3 ore. Dovrebbe portare con sé le fotografie degli uomini che erano presenti nella discoteca al momento dell'assassinio. Dovrà raccogliere la testimonianza di Celeste. Lui porterà con sé la ragazza fino a quando l'assassino non verrà arrestato. Bene, vado anch'io. No. Marco è stato categorico. Vuole soltanto il magistrato. Per me va bene, vado a prendere le foto. A dopo. Caffè? Non si fida più nemmeno di me. Ti pare possibile? Allora, queste sono le indicazioni per trovare il poliziotto e la ragazza. Lei viene con noi, signora. No, io non ci voglio essere qua. Ho detto che fa quello che dico io, ok? Salve in macchina, su. Andiamo. Seguiteci a distanza. Terzani, eccomi. Dottoressa? Tutto bene? Vedo che si è portata gli amici. Dov'è la ragazza? Siete in arresto. Cosa? Fermi tutti, polizia! Manettateli. A lui ci penso io. Monte! Monte, aspetta. Signora Sardi, ha detto il dottor Papini che non vede l'ora di parlare con lei. Celeste. Portala via, là. È tutto finito. Monterosso, ma si stanno baciando. Shh, non disturbare. Vai, vattene, via. Sei pronto?
Allora? Sono tutto orecchi. E lui? È sicura che sia lui? Sì, nessun dubbio. Perché lo conosce? Sì. È il figlio di Giovanni Breviglieri, uno dei costruttori più importanti d'Italia. Ragazzi, fermi! Anche tu mi mancherai. Come farò senza di voi? I miei angeli custodi. Sai dove trovarci? Celeste, Lea, Lea! On va rater l'avion, là! S'il te plaît, c'est pas possible, ça. Rex, come sei messa con il francese? Bel weekend a Parigi? Allez à la maison.